La principale di Bobbio, i Verzini sono degli involtini di Verza e Mortadella di Bologna IGP che la nostra Paola esegue con grande perizia, perché li fa normalmente a casa sua. Sì. Per chi? Per mio marito e i miei due bambini, i miei due ragazzi. Molto bene. Guardate come sono belli cotti. Però scusa, dove ho finito? L'abbiamo tolto. Durante la cottura l'abbiamo tolto, perché quando iniziano a solidificarsi lo togliamo, perché sennò poi mangiamo anche lo spago. Giusto. Senti, saremo pronti? Sì. Però fammi ricordare ai nostri amici a casa cosa hai fatto fino a questo momento. Per prima cosa Paola ha preparato il sugo mettendo uno scalogno tritato fine a soffriggere in un po' d'olio. Poi ha schiacciato le patate precedentemente lessate, ha tritato la mortadella Bologna IGP e l'ha aggiunta all'impasto. Ha tritato il prezzemolo grossolanamente e unito anche questo insieme al formaggio grattugiato, a un uovo. Nel frattempo ha aggiunto la salsa di pomodoro, ha allungato con acqua il soffritto e continuato la cottura. Ha aggiunto anche sale e pepe all'impasto e ha amalgamato tutto con cura. Poi ha steso le foglie di verza già lessate, ha messo al centro il ripieno e richiuso l'involtino legandolo con uno spago. Quindi ha messo gli involtini a cuocere nel sugo per 10 minuti. E a questo punto siamo pronti per impiattare. Esatto. Ce l'hai il piatto? Sì, ce l'ho il piatto sotto. Ma è naturale, ormai lo so. Senti, prego, metti gli involtini. Sì, guardate che belli, Sotto guardate che belli. Un letto di sugo. Sì. Guardali. Un involtino. Due involtini. Meravigliosi, meravigliosi, wow. Ma sono appetitosissimi. Prendiamo la tovaglia. Con 4T, con 4T. Senti, mettiamo una tovaglietta. Mettiamo una tovaglietta, però prima ti direi: brava, brava, che soddisfazione che mi dai. Pulisci il piatto, certo, come fanno i grandi chef che portano in tavolo dei piatti giustamente, certo, immacolati. Allora, prendiamo la tovaglietta. Molto brava, la metti qui, ci mettiamo sopra il nostro piatto ed è pronto per un'inquadratura imperiale.